Ultima trasferta in questo campionato del Viareggio sul campo del Benevento, hanno vinto i padroni di casa 3-2, partita ricca di gol e di emozioni. Viareggio privo degli squalificati, Gazzoli, Piana e Mungo, l'infortunato Ferrari, ammalati Della Latta e Anetta. Dopo 5 minuti è Melara che sfiora di testa il gol deviato da Falasco in calcio d'angolo. Il gol però inaspettato arriva subito meritato da parte del Viareggio al decimo con Matteo, che si era sbloccato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Galassi e porta in vantaggio il Viareggio, che dura però 5 minuti perché al quindicesimo è Melara che in una botta dal basso verso l'alto fa secco il portiere Furlan per l'1-1. Al diciottesimo fallo di Falasco proprio su Melara, calcio di rigore assegnato dal direttore di gara va sul dischetto Mancosu e quindi al diciottesimo padroni di casa che passano in vantaggio 2-1. Al 43esimo è Galassi che con una conclusione da fuori costringe il portiere ad un intervento in due tempi. Nella ripresa bolla di Campagnacci al 21esimo, respinge il pallone il portiere Furlan uscendo con i piedi fuori dall'area, involontariamente lo mette quasi sulla condizione di Campagnacci di far secco a porta vuota e quindi i padroni di casa si portano sul 3-1 al 21esimo. Ma Matteini è davvero la sua giornata, oltre che i gol anche per impegno, al 23esimo con la conclusione da fuori porta il Viareggio sul 3-2 e quindi il Viareggio perde. Ammonizioni pesanti per Gemignani e Romeo in diffida, saranno squalificati per il derby con il Pisa, dove mister Luca Lelli recupera però gli squalificati Mungo, Piana, Gazzoli, gli infortunati Della Latta e Anetta.